Vai. Allora, ringrazio tutti i partecipanti a questo convegno sul Medioevo, che il titolo è Il Medioevo e i suoi misteri, stregoneria, magia e rituali antichi, sotto lo sguardo di Dante Alighieri. E qui abbiamo i nostri relatori, Giulio Leoni e Caterina De Caro, però non è presente Anna Maria Turi perché ha avuto dei problemi e non ha potuto venire. Però la sua relazione la leggerà un'amica. E loro sono tutti e due studiosi di Dante Alighieri, anche del Medioevo. E prima di cominciare, lui è Gianluca Castello, che è uno dei soci fondatori dell'Associazione Cultura in Cammino. Intanto leggo alcuni articoli dell'Associazione Cultura in Cammino. La finalità dell'associazione si ispira a articolo 4, articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, cui riportato contenuto identificano i principi fondamentali dell'attività dell'associazione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La legislazione di programmi della Comunità Europea, la Carta di Roma, la dichiarazione di programmi di azione della Quarta Conferenza Mondiale dell'ONU sulle donne tenutasi a Pechino, le decisioni del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la prevenzione, la promozione e la tutela della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione, il quadro dell'azione comunitaria per la sanità pubblica e programmi della Commissione Europea nell'ambito dell'iniziativa Cittadini d'Europa a tutela dei diritti dei cittadini europei. Il nome dell'associazione esprime la volontà di favorire la partecipazione attiva della popolazione femminile nei luoghi delle scelte. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. L'attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona. Adesso ecco, Gianluca ci legge l'articolo 5. L'Associazione Cultura in Cammino promuove incontri, conferenze, seminari, proiezioni di film e documenti e pubblicazioni di scritti periodici e monografici, nonché studi politici e culturali, inerenti alle condizioni femminili e ai personaggi che si sono distinti nell'ambito culturale. Promuove inoltre studi su uomini e donne italiani sia per quanto riguarda problematiche di attualità politica che per il recupero di valori storici, morali e culturali del proprio paese, con riferimento particolare alle persone che si sono distinti fino ai giorni nostri. Si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo a funzioni sociali di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente. L'associazione promuove, all'articolo 6, azioni per migliorare l'ambiente in cui il cittadino vive e opera sviluppando le risorse naturali in modo corretto e adeguato. Laddove sono presenti situazioni di disagio nell'ambiente familiare e socioscolastico, propone interventi di recupero finalizzati ad uguali opportunità, conoscenze delle problematiche femminili, avvicinando la cultura alle donne, rendendole parte attiva e coinvolgendo nell'attività politico-sociale e puntando sulla professionalità che è la chiave dell'economia italiana e mondiale. Maggiore ed effettivo controllo della qualità dei servizi erogati. Bene, adesso io presento un attimo i due relatori. Giulio Leoni è nato nel mese di agosto a Roma, intorno alla mezzanotte. Questo scrivi tu nella tua piccola biografia. Sole nel torrido leone, ascendente in gemelli, per gli appassionati di astrologia. Dopo una laurea sui linguaggi della poesia visiva, si è occupato per qualche tempo di organizzazione aziendale, formazione di quadri. Poi diversi anni ha insegnato materie letterarie nelle scuole pubbliche. Attualmente ha un corso di teoria e tecnica della scrittura creativa presso la Sapienza.
Poi il curriculum è abbastanza lungo, per cui magari ci dirà lui. È autore di numerosi romanzi, tutti con la Mondadori, giusto per anche con altri. Invece Caterina Luisa De Caro è laureata in filosofia teoretica con una tesi su Bailati e la geometria del Novecento, specializzata in antropologia culturale, filosofia, psicologia italiana e storia alle scuole superiori. Pure qua, insomma, anche abbastanza lungo il curriculum, magari qualcosa ci dirà lei. E lei è esperta anche nell'esoterismo filosofico, no? In più ha scritto dei libri, anche la decodificazione esoterica della Scarzuola di Monte Gabbione e Giardino della Dea, una passeggiata esoterica a Bomarzo. Ecco, questo in breve è i loro due curriculum. E invece Anna Maria Turisi non ha potuto essere qui, come dicevo oggi, perché ha avuto un po' di problemi. Eppure lei, Anna Maria Turisi, è una giornalista e dai primi interessi filosofici ai successivi studi nel campo delle psicologie speciali. Anna Maria Turisi, che vive e lavora a Roma, ha scritto numerosi libri pubblicati in Italia e all'estero, fra i quali La levitazione, fenomeno mistico e parapsicologico, Ritratto di medium e poi altri libri ancora. Ecco, io lascio direttamente la parola ai due relatori. Chi vuole iniziare prima? Allora Giulio Leoni, diamo il compito di iniziare. Mi avete messo in mezzo in ecco questo. Perché io non ho detto tu cosa hai pubblicato, perché magari allora. Ci puoi dire tu i libri, perché ecco ti ho chiamato espressamente per questo convegno che parla Medioevo e Dante Alighieri. Sì, vabbè, diciamo, io ho pubblicato una ventina di romanzi, alcuni dei quali hanno come molti di questi sono ambientati nel Medioevo, no? E quindi diciamo in una situazione molto, come dire, consona all'argomento. E poi alcuni di questi, 4 o 5, hanno come personaggio principale proprio la figura di Dante Alighieri. E quindi, come dire, un po' per celia, un po' per non morire, mi sono documentato a fondo, no, sull'argomento. Per cui quando Giovanna mi ha proposto di partecipare a questo convegno, sono rimasto molto incuriosito, perché l'intestazione del Medioevo e i suoi misteri, stregoneria, magia e rituali antichi sotto lo sguardo di Dante Alighieri. Beh, considerando che Dante Alighieri sbatte tutti all'inferno, no? I praticanti di rituali e di magie, insomma, me la potrei cavare con poco, no? Non è che li vedesse con molto buon occhio. Però in effetti invece la materia è interessante e anche più complessa. E si rifà in fondo la sua, come dire, è un po' un enigma, perché ci sono due problemi al fondo. Uno è la personalità e le idee di Dante, che non sono affatto chiare. Perché Dante è un personaggio molto misterioso, nel senso che è una delle figure della nostra cultura più studiate. Io ricordo la prima volta che capitai a Roma, allora c'era la facoltà di magistero, si chiamava, adesso è cambiato il nome, insomma fondamentalmente ancora c'è, extra, se ci sei capitata, no? Non si sente niente, però, ma non avete un microfono, qualcosa che veramente... Infatti io quando ho visto questa disposizione mi sono detto, ma Dio, perché c'è questo? Vedete sotto? Cioè, non abbiamo l'ebola. Anche di più, non c'è mica nessun problema. Se ci spostiamo, potremmo dire qui. Grazie. C'è motivo? Aspetta, avviciniamoci pure con... Anna, mi senti? Sì, così. Perché probabilmente è si sente. Se ci vuole anche perché non è che dobbiamo fare poi la passerella, quindi... Adesso sembra un pochino meglio. Va bene uguale, no? Bene. Allora, vi dicevo, no? Ci siete? Si sente un po' meglio? Sì. Allora, a questo riguardo, insomma, ci sono due problemi. Uno di carattere personale legato alle idee di Dante, che, vi dicevo, non sono chiarissime, perché nonostante sia uno dei personaggi più studiati, no, della nostra letteratura, facevo riferimento al fondo, no, di studi, cioè, bibliografici su Dante Alighieri, che sta
alla facoltà di magistero, che è praticamente una specie di palazzo pieno di libri su Dante. Credo che ce ne siano, credo che sia l'autore più studiato, almeno in Italia. Beh, nonostante questo, ci sono dei buchi enormi, no, nella conoscenza di questa persona, sia per quanto riguarda la sua biografia, sia per quanto riguarda anche le sue idee. La sua stessa parabola poi culturale è stata molto accidentata, perché pensate che nemmeno 50 anni dopo la sua morte, quindi alla metà del 300, i suoi libri furono già messi all'indice e bruciati, diciamo, simbolicamente sul rogo, in quanto incompatibili con quella che era la dottrina, ritenuti incompatibili con quella che era la dottrina cristiana del momento. Naturalmente questo fatto incide poco poi su quello che lui aveva scritto 50 anni prima, quindi Dante la prese con molta filosofia, anche perché era morto, insomma. Però questo ha creato poi dei problemi interpretativi anche nei secoli successivi. Considerate che, per esempio, dal 500 fino all'800, in pratica, la Divina Commedia non viene più ristampata. Non esiste più una stampa, una ristampa della Divina Commedia. Bisogna aspettare l'Ottocento, in pratica la riscoperta romantica, no? Ad opera di Foscolo soprattutto, perché Dante ritorni, no, in auge come il più grande poeta, insomma, italiano, come noi lo riteniamo oggi. Questo perché? Perché naturalmente le sue idee erano molto, come dire, da un lato enigmatiche, dall'altro controverse, e quindi ha conosciuto questa oscillazione, no, nell'apprezzamento. A questo naturalmente si riverbera anche nella sua posizione nei confronti di quelle che noi oggi chiamiamo scienze esoteriche. All'epoca di Dante non si chiamavano scienze esoteriche, perché? Perché la distinzione, naturalmente, fra scienze vere, come diciamo noi, e scienze esoteriche, all'epoca non era così precisa. Basta che considerate, per esempio, che l'astrologia veniva considerata una scienza a tutti gli effetti. E da questo punto di vista le dispute avvenivano su quelli che erano i particolari teologici di queste discipline. E l'enigma fondamentale era la personalità del demonio. In altri termini, no, la visione cattolica del male, che poi dopo si articola, no, nelle varie forme, è sempre stata, come dire, oscillante tra due posizioni. Cioè, da un lato, no, una lettura fedele di quella che è il dettato delle Sacre Scritture ed essenzialmente della Bibbia, e quindi una identificazione del male nella figura fisica del demonio, cioè il demonio come una presenza reale, oggettiva, così come viene narrato nel Genesi. Nel Genesi il demonio si presenta sotto le spoglie del serpente, ma è un serpente vero, cioè non è un'immaginazione di Adamo ed Eva, non è uno spettro, è un essere reale. Poi nel corso dei secoli questa idea, no, di un male presente fisicamente tende un po' ad attenuarsi, fino ad arrivare praticamente, no, anche sotto il condizionamento della cultura, diciamo, razionalistica e illuministica, ad una lettura, potremmo dire, psicologica, no? Cioè il demonio in fondo è il male che c'è nelle oscurità di ciascuno di noi, ma in fondo non è una presenza reale, è un nome che noi diamo, no, a quelle che sono le nostre pulsioni maligne profonde. Ci vorrà in epoca recentissima, adesso non ricordo se una enciclica o una bolla di Paolo VI, niente di meno, il quale invece dovrà riaffermerà la essenza, come dire, reale del demonio, no? Con la frase non deficiente se deficiente malum, e cioè il male, il demonio, non è una deficienza di bene. Cioè non è che è semplicemente assenza di bene, no, è una presenza attiva, è efficiente, no? È una efficienza. Quindi il demonio esiste veramente, no? Come presenza reale. Però si è dovuto, come dire, riaffermarlo, no, ad opera di un papa autorevole, no, come è stato Paolo VI, che da un punto di vista teologico era enormemente, come dire, rispettato. Nei secoli precedenti invece c'è stata questa oscillazione. Ecco, Dante sta in una fase in cui invece, come dire, il demonio è considerato una presenza reale, attiva,
E infatti, no? Nella sua narrazione del viaggio nella Divina Commedia, questo demonio viene incontrato fisicamente. Viene incontrato prima nelle forme dei suoi, chiamiamoli così, assistenti, no? I neri cherubini, come li chiama Dante. Poi non sarebbero altro che angeli caduti come Lucifero, però di grado minore, che nell'inferno assolvono la funzione un po', diremmo, quasi di assistenti, no? Di aiutanti di Satana in persona. Perché Satana, se vi ricordate la Divina Commedia, no? È immobilizzato, no? Nel profondo dell'inferno, bloccato nel ghiaccio del lago di Cocito, e quindi, come dire, l'attività, no? Poi i suoi, come dire, i suoi rappresentanti, potremmo dire, commerciali, no? Sulla terra sono appunto i neri cherubini, che poi sono latori, no? Della sua potenza maligna. Dante nei confronti dei neri cherubini ha un atteggiamento, come dire, ambiguo. Perché? Perché da un lato, come dire, ne è terrorizzato durante il viaggio e spesso, no, ritorna sulla paura che gli incutono queste figure. Dall'altro però li prende anche un po' in giro nel settore, chiamiamolo così, di Malebolge, no? In cui c'è un incontro con quei diavoli così un po' arruffoni, no? Quelli che, se vi ricordate, sono, poi si fanno prendere in giro dai condannati che scappano dalle loro grinfie, no? Li eludono. Cioè, quindi Dante un po', come dire, ci gioca un po' con queste figure maligne, li considera un po' dei diavoli quasi buffi, un po' sull'onda di quella che era una certa concezione popolaresca del demonio. Perché se voi ripensate alle letture popolari, no, del demonio, come esso avviene nelle leggende, nelle narrazioni, negli atti, anche nelle forme, prime forme teatrali, no, che si svolgevano nell'ambito delle fiere, eccetera, nei confronti del diavolo c'è sempre un atteggiamento un po', come dire, di ambiguo, cioè da un lato di terrore, dall'altro però anche in fondo, come dire, quasi di supponenza da parte dell'uomo. Pensate a quante storie ci sono nella tradizione popolare, no, di diavoli gabbati dagli uomini, no, che vengono presi in giro, da quella famosa, no, della costruzione del ponte alla penso che la conoscete tutti, anche perché viene raccontata in varie forme, in ogni regione c'è una sua versione, ma insomma fondamentalmente la storia è sempre la stessa, no? C'è un personaggio locale che può essere un vescovo, può essere un signore, che deve costruire un ponte, no? Allora gli si presenta il diavolo e il diavolo gli dice: sì, te lo costruisco io stanotte, no? E però in una notte te lo faccio, però dopo tu mi devi dare l'anima del primo che ci passerà, no? E cosa succede? Sistematicamente, no, il diavolo viene ingannato, perché poi chi fa passare il cane, chi ci fa passare il cavallo, no, chi ci fa passare la gallina, insomma il povero diavolo ci rimane sempre col ponte fatto e però senza nessuna mercede. Naturalmente sono forme, come dire, anche di esorcizzazione della paura, no, con cui poi la gente sostanzialmente, no, nella tradizione popolare si difende, no, da questo terrore. Ecco, Dante specificamente appunto al netto di questa sua trattazione dei demoni, nella Divina Commedia poi affronta anche la questione che qui viene anche richiamata, no? Cioè la stregoneria e i rituali antichi. Dunque Dante nella Divina Commedia essenzialmente in due passaggi si occupa di questo, no? Nel 20° dell'Inferno e nel 16° del Purgatorio. Nel 20° dell'Inferno, il 20° dell'Inferno è completamente dedicato, no, agli indovini. È una delle bolge infernali in cui Dante incontra, no, una serie di figure diverse, sia dell'antichità sia della sua contemporaneità. Da Tiresia, no, a Manto, la mitica fondatrice, no, di Mantova, ad altre, no, ad altri personaggi che nell'antichità avevano avuto fama di essere indovini. Per poi arrivare invece a quelli che a lui interessano veramente, che sono i suoi contemporanei, diciamo così, no? Fondamentalmente Michele Scoto, che quando Dante scrive era già morto, però insomma era stata una figura importantissima, perché era stato l'astrologo di corte di Federico II e quindi, no, aveva potentemente influenzato anche il comportamento dell'imperatore. E poi soprattutto Guido Bonatti che era stato... Ed era, infatti non si sa esattamente quando muore, ma più o meno muore tra la fine del 200 e l'inizio del 300, quindi è attivo, no, lungo tutto l'arco della vita politica di Dante e della vita politica a Firenze, naturalmente. E quindi, come dire,
è una figura che è presente, anche perché Guido Bonatti era considerato, no, unanimemente il più grande astrologo, no, e mago della cristianità, da parte dei suoi contemporanei. Pensate che non solo Guido Bonatti veniva consultato sistematicamente in occasione, per esempio, di battaglie, no? In quelle occasioni gli si chiedeva, no, come disporre le truppe, no, in quale giorno soprattutto. Ecco, la cosa più importante era questa, cioè quando attaccare il nemico, no, perché lui, attraverso i calcoli dello zodio, dell'astrali, determinava quali fossero i giorni favorevoli e i giorni sfavorevoli. Ma poi soprattutto era, come dire, veniva coinvolto sistematicamente nei cosiddetti riti di fondazione, cioè quando bisognava costruire o un nuovo edificio o addirittura una nuova città, in quel caso, no, Guido Bonatti veniva chiamato proprio per dare, faceva un po' quello che noi oggi abbiamo reimportato dalla Cina, no? Il Feng Shui, cioè l'arte di, come dire, di armonizzare fra il cosmo con la costruzione, no? Quello che i cinesi chiamano il Feng Shui. E li colloca appunto in questa bolgia infernale. Dunque, qual è l'atteggiamento di Dante nei loro confronti? Dante non ci crede, crede che siano degli imbroglioni. Tanto è vero che li mette nell'inferno, però con una sfumatura. Questa condanna non nasce tanto dal fatto che lui non creda decisamente alle profezie di questa gente, anzi, in alcuni casi si intravede, no? Si ha la sensazione netta che in più di un'occasione lui invece sia convinto, no, della capacità, come dire, previsionale, no, di questi individui. Lui fa una distinzione netta fra il mago scientifico, chiamiamolo così, cioè l'astrologo, no, la Guido Bonatti, cioè che poi in fondo era un astronomo, cioè un profondo conoscitore, no, dei moti celesti, e quindi, diciamo, uno scienziato dei suoi tempi, e invece la fattucchiera, quella che lui chiamano le donnette, no, che abbandonano, fa l'esempio del ciabattino, no, che abbandona la sua bottega e si mette a fare gli oroscopi, così, oppure la vecchietta, no, che abbandona la spola, il fuso, e si mette a fare la veggente. Ecco, nei confronti di questa gente c'è un disprezzo proprio, come dire, terribile. Nei confronti invece del mago scienziato, no. Lì la condanna nasce da un'altra cosa, da una motivazione di ordine teologico, cioè loro vengono condannati all'inferno non perché emettano delle profezie sbagliate, ma perché emettono delle profezie, perché è lì il peccato, cioè il peccato è quello di voler, no, come dire, entrare in un territorio che Dio ha riservato a se stesso, cioè la conoscenza del tempo, no? Dante naturalmente non utilizza questi termini che sono moderni, ma è come se ci dicesse, no, noi viviamo in un universo quadrimensionale, perché abbiamo le tre dimensioni spaziali, no, altezza, lunghezza e profondità, e poi abbiamo la quarta dimensione, che è la durata dell'oggetto, no? Cioè, l'oggetto non basta che abbia tre dimensioni, deve anche avere la durata, se no non esisterebbe. Bene, Dante ci dice le tre dimensioni spaziali, no, possono essere, come dire, sono il dominio dell'uomo, perché Dio ha assegnato all'uomo il dominio della terra e delle specie viventi nelle tre dimensioni spaziali, ma la quarta no. Ecco, la quarta è riservata solo Dio, no? Come mente che sta sulla montagna, no? E vede il fiume che scorre e quindi ne anticipa, no? Le anse e gli spostamenti, e lui solo può. Se qualche uomo prova, no? Se un essere umano prova a fare la stessa cosa, anche se ci riesce, d'accordo, commette comunque un peccato mortale. E quindi viene condannato. Questo per quanto riguarda appunto gli indovini. Per quanto riguarda invece il discorso di carattere generale, potremmo dire, come dire, il valore epistemologico, no, della previsione del futuro fatta attraverso gli strumenti mantici dell'epoca, che poi sostanzialmente erano l'astrologia e un po' anche la chiromanzia, no? Era un po' questo qui, ma fondamentalmente Dante è un occidentale, quindi sa che esiste per esempio la tecnica araba della geomanzia, no? Infatti la cita, però non la pratica, no? Per lui la lettura del futuro si fa con le stelle. Nel XVI del Purgatorio lui incontra una grande personalità dell'Ottocento, del Medioevo, che era Marco Lombardo. Marco Lombardo, un intellettuale, un scrittore, un poeta, e ne approfitta, come spesso Dante, perché Dante
ha sempre una visione strumentale nei confronti delle persone che incontra, no? Naturalmente non incontra a caso, li incontra perché ogni volta sono per lui l'occasione di sviluppare il discorso che in quel momento gli interessa, no? Se incontra Ulisse non è perché lo incontra, è perché gli dà l'occasione, no? Di trattare un aspetto della personalità umana, e questo sempre, no? Anche personaggi minori che a noi magari non ci dicono nulla, che per capire chi siano dobbiamo andare a fare ricerche, no? sui commenti, in realtà poi scopriamo che hanno una logica all'interno della narrazione. Allora Marco Lombardo gli serve per fare cosa? Per risolvere un problema che naturalmente era determinante ai suoi tempi, ma che a fondo lo è anche oggi, e cioè il problema del libero arbitrio, no? La previsione del futuro crea un problema di ordine logico, no? Se io sono in grado di sapere che cosa avverrà, ne consegue che quello che avverrà è già definito. Allora, se quello che avverrà è già definito, significa che io non posso fare altro che fare quello che poi avverrà. E fin qui, diciamo, potrebbe sembrare un impoverimento della mia libertà. Ma questo comporta una conseguenza terribile sul piano teologico e religioso, che riguarda il problema del peccato, no? Se io so che commetterò quel peccato e non posso far nulla per evitare di commettere quel peccato, perché quel peccato è ormai determinato, allora perché io devo essere considerato colpevole se poi commetterò quello che è scritto che debba commettere? Ecco. E questo è un problema, capito? Che era un problema terribile anche ai tempi di Dante. E Dante lo affronta, cioè come lo risolve? Fingendo, simulando questo discorso con Marco Lombardo. Che cosa gli fa dire? Gli fa dire la famosa, no, serie di terzine, dice: lo cielo, i vostri movimenti inizia, ma, no, lume v'è dato a bene e malizia. Cioè, è vero, no, la configurazione astrale del vostro momento della nascita vi condiziona. Dante ne è convintissimo, tant'è vero che lui stesso attribuisce, no, alle stelle del suo cielo natale una serie di conseguenze che poi lui ha vissuto, sia di suoi aspetti della sua personalità, e sia anche avvenimenti che poi lo hanno colpito, no, nella sua vita. Lui quindi a questo ci crede, non ha dubbi su questo. Però dice, è vero che noi abbiamo questo condizionamento iniziale, però Dio nello stesso tempo ci dà anche, come dire, libero arbitrio per poi, come dire, correggere, no, attraverso la conoscenza del bene e della malizia, no, di correggere e di indirizzare quello che è il nostro, come dire, comportamento. È chiaramente una soluzione di compromesso, no, è ovvio, tanto è vero che lo stesso problema poi si riporrà, no, paro paro dopo 300, 500, dopo 200 anni con Lutero, no, perché poi con Lutero ci ritornerà su questo, quindi, perché è un problema in realtà irrisolubile. Non si può risolvere, no? Quello di Dante è un compromesso, come a dire, beh, insomma, è un modo per accomodare da un lato la fede, appunto, no? Nella esistenza di un quadro astronomico e astrale che in qualche maniera ci prevede, e quindi dà anche un senso al nostro esistere, perché il problema è anche questo, no? Se noi gettiamo, no? E riconduciamo ogni nostra azione ad una pura casualità, e quindi non c'è più un ordine, non c'è più un disegno, non c'è più una serie, no, appunto, di previsioni possibili, allora la nostra vita non è nient'altro che una sequenza casuale e caotica, no, di fatti senza nessuna interazione tra di essi, no? E quindi siamo, come dire, non siamo più nulla. Questo chiaramente il cristiano non lo può accettare, no? Perché non deve in qualche maniera dare un ordine all'esistenza del cosmo e quindi implicitamente anche alla sua. Può non ammettere che non ci sia un disegno, no? In quello che succede. Ma nel momento in cui ammette che c'è un disegno in quello che succede, automaticamente poi, come dire, si condiziona a doverlo rispettare, questo disegno. E quindi la soluzione che dà Dante è una soluzione, vi dicevo, di compromesso. Di compromesso che regge un po', però poi viene continuamente rimessa in discussione, ad esempio, no? E vedremo come poi verrà rimessa in discussione. Quindi, appunto, sotto lo sguardo di Dante Alighieri, un po' le prime cose sono queste da dire. Per quanto riguarda invece poi il Medioevo e i suoi misteri, stregoneria, magia e rituali antichi, e qui c'è da parlare per 12 anni in seguito, perché pensate soltanto, no, a che è qui, magari io ti passo volentieri la parola su qualcuno di questi misteri di che ci puoi illustrare.
se mai poi mi ripromettendo magari se mi dai l'occasione di ritornarci alla luce di Dante. Allora, io vorrei intanto farvi vedere un altro aspetto di Dante Alighieri, legato più che altro alla ripresa di quei culti che con Dante riprendono vigore, e in particolare diciamo che la netta separazione avviene con il congresso di Lione, dove per la prima volta vengono messi al bando tutti coloro che si occupavano di stregoneria e che in qualche modo avevano fatto che fino al 1274 la stregoneria, come la intendiamo noi, non era punita dalla Chiesa, se non con delle ammende molto lievi. Addirittura chi praticava stregoneria o atti di magia o malefici, e la Chiesa tentava sempre di riportarlo nella giusta via, evitando quantomeno processi esemplari o per emulazione che qualcuno potesse rifare tanto. E un esempio per tutti è l'opera di Burgardo, che intorno al 1000 pubblicò lo scritto Il Medico, nel quale elencava tutti i modi con cui si potevano punire coloro che avevano praticato la magia o che in qualche modo si erano avvicinati a delle pratiche che loro ritenevano antiche. Questo scritto è eccezionale come portata storica per due motivi. Prima di tutto perché le pene al massimo arrivavano a 3 anni di penitenza a pane e acqua per coloro che avevano praticato dall'incesto al maleficio, al malocchio e quant'altro. La pena più grave chiaramente andava nei confronti delle donne che avevano ammaliato o tentato di tenersi il marito con degli artifici dir poco quasi raccapriccianti, del tipo un esempio per tutte, cuocere il pane dopo averlo impastato nel proprio posteriore nudo, in maniera che chiunque avesse poi mangiato quel pane fosse catturato dalla persona che aveva cotto il pane stesso. E per fare questo si arrivava a una punizione massima di 2 mesi di pane e acqua e di perdoni, ave marie, che in qualche modo avrebbero poi riconciliato colui che aveva fatto il maleficio dentro la madre, Santa Madre Chiesa Cattolica. Il problema grosso nasce nel momento in cui in Europa finiscono le crociate, si comincia a parlare della crociata contro i catari, che noi chiamiamo anche valdesi, e che hanno spopolato in tutta Europa perché hanno riportato gli antichi misteri, e forse a quello penso che Giovanna si rifacesse, cioè hanno portato una visione che arrivava dall'Arabia, e Arabia intesa come nazione, quindi dal mondo musulmano, perché i sufi si cominciano a insediare grazie ai templari anche attraverso le loro ideologie. Si ricomincia a studiare Aristotele, si ricomincia a guardare i testi antichi, chi si ricomincia a studiare il greco, chi di voi ha visto Il Nome della Rosa, che penso che ha spopolato negli ultimi decenni perché è l'opera a cui attingiamo tutti per poter poi avvicinarci all'ambito più specifico, ci si rende conto quanto il greco fosse l'elemento fondamentale soprattutto per riscoprire una certa mitologia. E Dante, questa mitologia che arriva a lui attraverso non il greco, perché sicuramente conosceva parte dell'arabo, e questo grazie al libretto Latini che lo avvicina al mondo dei sufi e al mondo della cultura arabica, ma comincia a riscoprire una mitologia che sicuramente diventa parte pregnante di tutta la sua opera. Tanto per capirci in maniera sintetica e elucidativa di alcuni percorsi, Dante fa aprire la sua commedia a 3 donne che sono importantissime: Santa Lucia, la Madonna e Beatrice. Queste sono nella mitologia antica le rappresentanti di una unica divinità che noi chiamiamo Ecate, il triplice, che in qualche modo corrispondeva alla dea che si manifestava negli incroci e nelle scelte che gli individui andavano a fare ogni qualvolta dovevano
crescere sia come persone sia come elementi per produrre altre conoscenze agli altri. Allora, intanto il viaggio che lui propone è un viaggio da singolo, è un viaggio che nella letteratura si trova spessissimo, anche il mondo arabo, per esempio l'opera di Maometto ripropone lo stesso viaggio con le stesse configurazioni e con gli stessi numeri. Infatti anche nell'opera di Maometto vengono riproposti le simbologie numeriche pitagoriche che hanno tantissimo a che fare con la geometria, e Dante questa la conosceva molto bene, tant'è vero che alla luce delle ultime scoperte si è venuti a rilevare quanto tutta la struttura della Divina Commedia, soprattutto ad opera del fatto che la lingua italiana non era una lingua praticata dai più, ma è una lingua costruita a tavolino da dotti ad opera di Federico II, era una lingua tecnica perché serviva per i commerci. Aperta e chiusa parentesi, noi abbiamo smesso di usare l'italiano come lingua commerciale quando in Europa si è aperta la comunità europea, si è passato dall'italiano al latino, perché con Federico II, che vincolava la lingua italiana, unico strumento e mezzo e modo di contatto con tutte le civiltà europee, ha permesso anche di evolvere questo linguaggio in maniera tale che quando arriva a Dante, Dante stesso se ne serve, pur sapendo che la maggior parte delle persone non parlava l'italiano ma usava il volgare, quindi è un italiano creato a tavolino proprio per dare attraverso un'opera tutte quelle conoscenze che avrebbero permesso una decodifica misterica di una conoscenza antica che andava in qualche modo preservata. E come giustamente il professor Leoni ha messo in evidenza, questo è il vero motivo per cui la Commedia fu censurata, cioè mette sotto gli occhi di tutti l'elevazione alchemica, per cui attraverso tre passaggi che sono l'inferno, il purgatorio e il paradiso, l'uomo conquista una sapienza tale che lo invia, cioè lo fa, lo trasmette a essere parte di un universo dove tutti siamo uno. E questa cosa per la Chiesa Cattolica chiaramente non era ben vista. Considerate che, tanto per farvi un esempio, la stessa opera fa un altro signore che si chiama Michelangelo Buonarroti, quando disegnando la Cappella Sistina disegna un mondo nel quale tutto c'è meno che la Chiesa, perché a salvezza del popolo c'è soltanto Cristo e l'individuo che si sposa in comunione con Cristo, quindi anticipa di molto Lutero, e la stessa cosa fa Dante proprio grazie alla Commedia. E la parte che io ho più avuto sott'occhio, perché la parte dove mi sono meglio specializzata, è proprio la parte rivoluzionaria per l'epoca di Dante, che è il Purgatorio, perché come voi ben sapete il Purgatorio è stato inventato di sana pianta dalla Chiesa intorno al 1300, perché si era passati dalla perdonanza di quel grande Papa illuminato che era stato Celestino V, che aveva dato la possibilità ai semplici, attraverso il passaggio delle varie chiese all'Aquila, della Porta Santa in particolare, di poter evitare di pagare alla Chiesa l'obolo per cui ci si liberava dei peccati. Questa cosa era una rivoluzione, intanto per due componenti: prima di tutto perché dava adito e forza a quello che erano gli spiritualisti, e quindi i francescani che, grazie a Fra Dolcino, si erano in qualche modo diffusi in Europa e avevano dimostrato che la Chiesa era una Chiesa di potenza e non era una Chiesa economica. La vera Chiesa era quella nella quale la fede si riconosce proprio nell'abbandono della materialità. E allora, nel momento in cui Celestino V approva l'idea della perdonanza, Dante, che anche lui è sicuramente, perché abbiamo i documenti, abbiamo le attestazioni, un eletto, in quanto fa parte della categoria dei templari che hanno preso gli ordini minori, e questa c'è una moneta in Austria che comprova quanto vi sto dicendo, basta leggere René Guénon, l'esoterismo di Dante, e quello che vi sto dicendo è comprovato con documenti. Cioè Dante appartiene agli spirituali e dell'ordine minore dei templari, quindi conosce benissimo quelle che sono le conoscenze, come vi ho detto prima, della lingua araba, conosce molto bene tutte quelle nuovi ritrovamenti che hanno a che vedere con la mitologia, e quello che più strabilia
variante, come vi avevo anticipato prima, è che dedica tutta la Divina Commedia alle donne. Cioè, immaginate in un mondo nel quale a noi è stato sempre raccontato che la donna angelica, tutta la corrente di Dante, di Cavalcanti, di tutti questi signori del dolce stil nuovo, in qualche modo avevano aperto alla donna angelo, in realtà la donna a cui fa riferimento Dante è una donna potente, perché è la grande Ecate, Luna e Trina. Ora già dal nome capite da solo di che cosa stiamo parlando. Cioè, quando uno definisce tre concetti dove Beatrice, Santa Lucia e la Madonna rappresentano la giovane, la vecchia e la madre, e quindi la triplice che si rimanifesta in tutta la sua potenza nella preghiera di San Bernardo, che la fa divenire madre del figlio, cioè madre del suo stesso padre, quindi diventa lei stessa l'essenza creatrice del mondo, perché in qualche modo, dando potenza alla parola che diventa poi Sofia, e la Divina Sofia che si manifesta anche grazie a tutto questo. Il mistero quindi è, diciamo, svelato, e in questo la Chiesa ha paura. E la paura grossa e profonda è proprio data negli anni in cui Dante scrive erano già stati messi a morte i grandi templari a Parigi, soprattutto Molé, de Molé, voi sapete, nel 14, no? Venne bruciato, e quindi tutto ciò che apparteneva alla conoscenza templare, all'esoterismo e soprattutto alle grandi conoscenze misteriche viene associato alla stregoneria. Ora, come sempre avviene, perché in questo Dante riconosce una grande capacità, è vero che, come giustamente ha detto il professor Leoni, critica le donnette che fanno le macumbe o fanno arti magiche da buon mercato, però lui stesso si rende conto che tutto il fenomeno dell'intuito è il lavoro che l'uomo deve fare, perché soltanto sviluppando l'intuito e quindi seguendo la via del cuore e sostenuta dalla via del cervello, l'uomo può giungere all'ideazione, cioè a diventare pura luce e manifestazione del divino. Se voi poi volete, dopo che il professore magari vuole continuare, vi posso anche dimostrare attraverso la simbologia come attua tutto questo. Perché manca una relatrice, Anna Maria Turi? Prima che diciamo continuate con la discussione, ci ha mandato la sua relazione, c'è un'amica, Gabriella Lavorne, sì, che ci leggerà, così poi eventualmente la discussione potete anche agganciarvi, certo, alle cose. Beh, Anna Maria Turi è una grande cultrice di questi argomenti. Alza la voce, se no non ti... E quindi mi fa piacere, sì, dico, la conoscete Anna Maria Turi, una grande scrittrice, giornalista, e quindi comunque, ecco, la relazione che avrebbe fatto è questa. Le profezie di San Malachia e di Giovacchino da Fiore. Una civiltà può essere condannata, ovvero salvata da una profezia, e ciò avvenne ad esempio quando l'oracolo di Delfi, prima della battaglia di Maratona, decretò la vittoria di Milziade e i fatti confermarono il rapporto oracolare. Tuttavia, al riguardo si potrebbe ragionare inversamente e dire che l'aneddotica sulla profezia presenta i vaticini sfavorevoli o favorevoli cui ha riso il successo, mentre tace sugli altri. Ma è sicuramente la percezione di un legame esistente fra vaticini e assoluto a suggerire nella Bibbia ebraica il termine di Nabi, che designa il profeta nella sua qualità di portavoce che fa una predizione in quanto ispirato da Dio. Il profetismo biblico è essenzialmente e permanentemente il dialogo fra Dio e l'uomo, mentre secondo Sant'Isidoro e San Tommaso profetizzare vuol dire in senso stretto avere la conoscenza anticipata delle cose future, e cioè indipendentemente dall'idea di un'ambasceria proveniente dall'essere supremo. In ogni caso, sia nell'una che nell'altra accezione, siamo sempre nell'ambito indicato per il quale il profeta, storicamente, psicologicamente ed eticamente, vive in una dimensione che trascende limiti e contorni della comune esperienza umana.
Dal punto di vista della psicologia traspersonale, si annoverano fra le facoltà conoscitive umane quelle dal funzionamento imprevedibile e quindi non programmabile, che possono fare a meno dell'apporto concreto e probante dei cinque sensi per cogliere tutta quanta la realtà di un fatto o di un contenuto mentale situati a grandi latitudini spazio-temporali in maniera intuitiva, in presa diretta, come si dice, e soprattutto per immersione empatica, giocando un ruolo preminente nella chiaroveggenza e nelle altre forme di percezione extrasensoriale, le grandi pulsioni emotive, le gigantesche spinte dell'affettività connesse alla difesa della vita e soprattutto della gioia che garantisce il mantenimento e la qualità della vita stessa. La mente conscia può dunque oltrepassare i propri limiti nei casi in cui siano in ballo le forze primarie e, perché no, agisca una forza superiore. Le forze sfondano certe barriere per entrare nelle nervature di un universo sconosciuto. Il problema della profezia ha perciò un primo riscontro veritiero e condivisibile nel vissuto personale, nell'emozione di cui è capace la soggettività quando scocca l'ora dell'insight, illuminazione e del cambiamento. Il Medioevo fu, come si dice, visionario. Sono attribuite a San Malachia le profezie riguardanti i papi elevati al soglio di pietro prima che il mondo abbia fine. Sono 112 motti per 112 pontefici, di cui i motti stessi definiscono le caratteristiche. L'arcivescovo inglese primate d'Irlanda, il cui vero nome era Omer Ger Armagh 1094, Clairvaux 1148, autore di Una vita di San Bernardo, rinunciatario all'età di 44 anni all'alto ufficio per ritirarsi e dedicarsi alla vita monastica, fu quasi certamente estraneo alla stesura dei Vaticini pubblicati nel 1595 dal benedettino Arnold Vion sotto il titolo di Lignum Vitae e redatti forse per il conclave del 1590 che avrebbe eletto Gregorio XIV. È stato osservato infatti come per primi 74 papi, ultimo dei quali Urbano VII, 1590, le sentenze risultino pertinenti, essendo invece vaghe per i successivi, per i quali l'adattamento è trovato con sforzi interpretativi basati sui rispettivi nomi, sulle date di elezione, sugli stemmi, sulle vicende del pontificato, sulle connotazioni psicologiche. Il conteggio tuttavia per il testo profetico è quello: tanti papi quanti all'incirca ne contiene il periodo che si concluderebbe nel secondo millennio. Per brevità veniamo a parlare solo del secolo scorso. Ignis Ardens sarebbe Pio X per la sua carità. Religio depopulata, Benedetto XV per gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. Fides intrepida, Pio XI per la condanna di Hitler della sua politica. Pastor Angelicus, Pio XII per il suo aspetto ieratico che lo faceva apparire come sospeso fra cielo e terra. Secondo la profezia di San Malachia, in seguito non vi sarebbero che sei papi, Pastor et Nauta, che come nunzio apostolico prima e poi come papa buono possiamo riferire a Giovanni XXIII. Flos Florum, da vedere in Paolo VI, De Medietate Lune, della durata di una luna, cioè Giovanni Paolo I, De Labore Solis, il travaglio del sole, Giovanni Paolo II, e infine gli ultimi due, De Gloria Olive e Petrus Romanus. Con il secondo Pietro finisce la Chiesa, poiché Roma viene distrutta e finisce la storia stessa della Terra. In persecuzione estrema sacre romane ecclesie sedebit Petrus Romanus, dice il profeta, che per l'ultimo dei pontefici non redige un semplice motto, ma si diffonde in un oracolo più articolato. Qui pascet oves in multis tribulationibus quibus transactis, iudex tremendus iudicabit populum suum. Amen. Oggi possiamo dire che il calcolo dei successori del fondatore della Chiesa di Roma e dei tempi della storia umana ad essi legata non è del tutto esatta, ma è una peculiarità della profezia vedere le cose future ad una distanza temporale relativa con scarti più o meno grandi.
resta comunque il concetto secondo il quale se Roma, epicentro del cattolicesimo, con tutto quello che possiede e con tutto quello che rappresenta, viene meno, tutto va in rovina, tutto è distrutto e si estingue per l'eternità. L'anima religiosa medievale scorge quindi, nello scenario della desolazione totale che inghiottisce l'uomo insieme alla terra che lo ha visto nascere, la venuta del giudice che supera ogni volere come ogni velleità umana. La fine dei tempi è prossima, dicono alcune esegesi delle scritture alla svolta del mille. A dare un senso e un contenuto all'oracolo è pur sempre l'idea del rinnovamento del mondo, ipotizzato però in un tempo che non è solo del calendario, ma anche e soprattutto della riflessione teologica e filosofica, il tempo dell'avvento del regno dello Spirito Santo. Comprendere in un'ottica escatologica la dialettica della storia, vale a dire i meccanismi del nascere, del concatenarsi e dell'evolversi dei fatti, significa per il profeta, uscito dall'oscuro attendismo del mille, azzardare una valida ipotesi circa ciò che muove la storia stessa. Significa andare oltre i fatti. E la storia diventa intelligibile nella misura in cui se ne comprende la specularità rispetto a ciò che la trascende, la trinità divina che la ripartisce in grandi periodi, ciascuno dei quali con una sua connotazione e con una sua ragione d'essere. Il più illustre e al tempo stesso più popolare profeta del XII secolo fu l'abate Gioacchino da Fiore, divenuto leggendario anche per la scarsezza dei dati storici relativi alla sua vita. Nato nel 1145 in un paese d'orfe ceico presso Cosenza, pare abbia maturato dentro di sé l'ideale ascetico dopo un pellegrinaggio in Terra Santa, una sosta a Costantinopoli, che fra l'altro lo segnarono anche per essere egli miracolosamente scampato ad un'epidemia. Entrato perciò nei cenobi cistercensi, fondò nel 1191 quello di San Giovanni in Fiore nella natia Calabria. Nelle opere maggiori Concordia Novi e Veteris Testamenti, Esposizi in Apocalipsim, Psalterium Decem Cordarum, è contenuto il suo messaggio profetico basato sulla concezione teologica relativa al dogma della Trinità Divina e sulla filosofia e visione della storia che gli si presenta ugualmente ripartita in tre grandi tra loro distinti momenti. Come la lettera del Primo Testamento, in virtù di una certa analogica, sembra appartenere al Padre, e la lettera del nuovo al Figlio, così l'intelligenza spirituale che procede dall'uno e dall'altro appartiene allo Spirito Santo. La prima epoca, quella del Padre, si svolse sotto il dominio della legge, quando il popolo del Signore era ancora fanciullo, e della sua condizione e dell'opportunità delle norme fa fede il Vecchio Testamento. La seconda epoca è quella del Nuovo Testamento, che dà la libertà ma in misura non totale assoluta. Conosciamo ora solo in parte e solo in parte profetiamo, ma quando sia venuta la perfezione tutto quello che è parziale sarà annullato, dice l'abate profeta citando Paolo primo. L'epoca futura, quella dello spirito, ci ha assicurato dal fatto che le tre persone divine, giusto, sono autonome e distinte l'una dall'altra. Poiché anche lo spirito è Dio vero, come il padre e il figlio, occorre che anche egli compia qualcosa a immagine e somiglianza propria a norma di quello che ha operato il padre e di quel che ha operato il figlio. Quindi anche qui cita evidentemente testi biblici, Concordia 4, verso 35. Il primo stato visse di conoscenza, il secondo si svolse nel potere della sapienza, il terzo si effonderà nella pienezza dell'intelligenza. Nel primo regno il selvaggio, nel secondo la servitù filiale, il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli, il secondo nell'azione, il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell'atmosfera del timore, il secondo in quella della fede, il terzo vivrà nella verità. Quindi ciò che ancora dovrà accadere.
Nel terzo stato l'uomo che prima aveva una conoscenza indiretta, approssimata della verità, sarà in comunicazione diretta e perfetta con la verità, cioè con la realtà in sé per sé. Ciò dipenderà dal fatto della scomparsa del dolore e della morte e della trasfigurazione del corpo e dell'anima. Il terzo stato si inizierà verso la fine del secolo, non più sotto il velo opaco della lettera, bensì nella piena libertà dello spirito. E come l'ordine dei coniugati, in virtù di un'analogia evidente, appartiene al padre e l'ordine dei predicatori al figlio, così l'ordine dei monaci, ai quali sono stati assegnati i grandi tempi finali, appartiene allo Spirito Santo. Anche nell'ambito più popolare delle sette ereticali, il presagio e l'attesa del compimento ultimo del destino umano sono vivi, presenti ed operanti, condividendo tutti questi movimenti contestatori la credenza di un imminente e finale rinnovamento del mondo che essi designano come avvento del regno dello Spirito Santo. Questa è la relazione di Annamaria, molto interessante, sì. Ecco, adesso a voi il proseguio. Ringrazio Gabriella Lavornia che ci ha letto la relazione di no, tra l'altro Maria. È argomento che approfitto per dire, tu sai che come qualcuno sa, insomma, a fine settembre lei è presidente di un'associazione, la Fondazione Il Mandir della Pace, ma dal 26 al 28 di settembre ci sarà la 17ª edizione del meeting L'Oriente incontra l'Occidente sul sentiero francescano per una cultura di pace. E nel tema proprio delle etnoscienze parleremo proprio sempre noi queste tematiche di esoterismo, di misteri, Caterina, di simbolismo, soprattutto il simbolismo nell'arte, in tutta la storia dei Templari. Quindi, insomma, se siete interessati, conoscete Giovanna sarà presente, quindi il programma dal 26 al 28 ad Assisi. Grazie. Allora, ripigliamo le fila del discorso. Abbraccio. Allora, adesso, visto che avete anche ascoltato la relazione della Maria Turi, lascio veramente ai nostri relatori di integrare oppure dire qualcosa. Sì, vi volevo dare un po' di particolari su quello che avete sentito, perché magari per chi sente la materia per la prima volta magari si confonde un po', no? Allora, il tema su cui hanno, come dire, ruotato tanto l'intervento, no, della mia collega, quanto parzialmente la relazione, diciamo, in absenzia, no, dell'altra relatrice, è il problema della interpretazione della lettera della Divina Commedia, perché poi fondamentalmente le difficoltà interpretative dell'opera di Dante nascono appunto, no, legate alla che cosa dice veramente la Divina Commedia. Questo è un problema che è già, come dire, nacque subito, fu già coevo alla prima diffusione già della Cantica dell'Inferno all'inizio del 300, tant'è vero che Dante stesso si sentì in dovere di spiegare quello che aveva fatto nella famosa lettera a Can Grande della Scala. In quel momento lui era ospite, no, di Can Grande della Scala. Can Grande della Scala era un grande nobile, era del nord Italia, era uno dei nobili che... erano, diciamo, tra i papabili a prendere un po' il governo dell'Italia, perché poi il sogno di Dante era in qualche maniera che venisse fuori il famoso veltro, no? Che in qualche maniera riunificasse la penisola italiana sotto un'unica corona, se era quella imperiale meglio, ma comunque avrebbe voluto quantomeno, no, una unificazione, diciamo, della penisola. E lui non faceva altro che sperare in qualcuno che lo facesse. All'inizio le sue grandi speranze vanno nei confronti di Enrico VII, no? questo imperatore ancora relativamente giovane, nuovo, che non faceva parte della tradizione, diciamo, degli imperatori asburgici, no? Diciamo di matrice sveva. Però il povero Enrico VII muore subito, praticamente, dopo poco che è in Italia, non conclude niente.
addirittura si pensa addirittura che sia stato assassinato dagli stessi italiani, naturalmente, che non lo volevano, e quindi poi gli rimane poco. Insomma, in quel momento il suo protettore, chiamiamolo così, è anche punto di riferimento del Can Grande della Scala, e gli scrive una lettera. I dantisti, cioè gli studiosi di Dante, non sono proprio sicuri che l'abbia scritta lui in realtà questa lettera, però comunque, se non l'ha scritta lui, però diciamo veicola, no, una idea di Dante. E lì nasce il problema, perché Dante stesso dice: la mia opera Divina Commedia è soggetta a quattro livelli di interpretazione. Ora, i primi due sono abbastanza semplici, il terzo e il quarto invece creano un sacco di problemi, perché il terzo è quello allegorico, e fin qui con un po' di sforzo, no, diciamo che si riesce abbastanza a capire. In mezzo del cammino mi trovai per una selva oscura, vabbè, insomma, che questa selva oscura sia una condizione di pericolo, di sofferenza, di turbamento dell'animo, beh, ci si arriva, no? Non serve una grande capacità di penetrazione. Il quarto livello invece, quello anagogico, come lo chiama lui, crea effettivamente una serie di problemi di interpretazione più complessi. E naturalmente quando c'è la complessità c'è anche la possibilità di dire delle castronerie enormi, perché sono state anche dette nei confronti della interpretazione della Divina Commedia. Storicamente diciamo che la Divina Commedia non crea grossi problemi per i primi secoli della sua esistenza. Esistono una serie di commentatori che si susseguono, ma che sostanzialmente dicono tutte le stesse cose. Poi, improvvisamente, nell'Ottocento, quindi nel pieno di una esplosione, come dire, di l'ondata romantica, no? Il romanticismo quando esplode si porta presso poi così una effervescenza, no? Di innovazione, trasforma veramente il mondo. Noi oggi ci rendiamo poco conto di che cosa è stato il romanticismo, no? Per la cultura europea. È stata veramente una rivoluzione generale, che naturalmente è come uno tsunami, no? Che poi smuove tutto e porta a galla tutto quello che c'è sul fondo. E in questo grande tsunami reinterpretativo di tutto si mette in moto anche una reinterpretazione di Dante. E il primo che comincia, guarda caso, è un francese, no? Gaston Aroux. Gaston Aroux scrive un libretto di poche pagine, un centinaio di pagine, molto snello. Vediamo. Allora, vi dicevo, no? Viene fuori questo francese, che tra l'altro non è uno, è un intellettuale un po', come spesso sono, no? Gli intellettuali francesi, cioè è un po' un tuttologo, sa un po' di tutto, non è che sia uno specialista di Dante, però è un appassionato e si dedica a leggere la Divina Commedia con passione, e scrive questo libretto di un centinaio di pagine in cui dice: ma sapete che c'è? Qui non avete capito niente, che Dante era socialista. Era socialista. Però non lo poteva, e lui ha anticipato tutto, no? Di quello che poi sarà il socialismo, quello che noi conosciamo oggi, perché considerate che lui scrive in un momento in cui il socialismo sta nascendo, no? Per cui è proprio, come dire, la cosa del momento, non capito niente. Dante era un socialista, soltanto che non lo poteva dire che era un socialista, perché naturalmente, no? Figurati in quei tempi con la Chiesa e tutto, e allora che ha fatto? Ha nascosto, no? Questa sua idea, così molto moderna per i due tempi, no? Velandola dietro tutta una costruzione linguistica, no? Di allegorie oscure, ma in fondo guardate che è così, ve lo dico io, e fai lì e spiega secondo lui, no? Che Dante era un socialista. Allora, sono delle fesserie? No, è un testo anche intelligente, naturalmente, come dire, è una interpretazione forzata, è un po' simile a quella di chi vede in una immagine, no, nei segni dell'intonaco di una vecchia casa, che ne so, l'immagine di Gesù Cristo. C'è, non c'è? Beh, sì, c'è qualcosa che sembra, no? Però naturalmente da qui a dire che effettivamente è una manifestazione divina ce ne corre. Volendo si può anche sostenere questo. Indubbiamente, no, se noi interpretiamo alcuni passaggi della Divina Commedia secondo la chiave che dà Gaston Aroux, beh, fondamentalmente si può anche convenire che in Dante quantomeno c'è una sensibilità, ecco, nei confronti, no? Delle classi lavoratrici, dei poveri, eccetera. E naturalmente questa cosa fa molto effetto. Fa molto effetto nell'ambito degli appassionati di Dante, soprattutto dei patriotici. Dante, ricordatevi che è stato riscoperto dal nazionalismo italiano, diciamo così, no? Dante, vi dicevo prima, per tutto il Medioevo il Rinascimento scompare. Non viene completamente dimenticato, non se ne parla più, non viene nemmeno ristampata la Divina Commedia. Pensate che addirittura Voltaire, che insomma, non era certamente un cretino,
tratta Dante da, da capra ignorante, proprio il peggio del peggio del Medioevo, quello proprio più bieco, no? E oscurantista. E stiamo parlando di Voltaire, quindi siamo alla metà del Settecento. Improvvisamente, insomma, Dante invece viene riscoperto da chi? Dai nostri patrioti. E fondamentalmente il primo è proprio Foscolo, no? Foscolo che riscopre lui, si può dire, no? La grandezza proprio poetica di Dante. E naturalmente ne dà però già una sua interpretazione molto particolare. Per esempio, Foscolo dice, guardate, non avete capito niente. È un altro di quelli che dicono di Dante non avete capito niente. Cioè, Dante non era affatto guelfo, bianco, nero, ma che tutte storie. Dante era ghibellino. Ghibellino, tranquillo, capito? Però, come al solito, non lo poteva dire. E quindi lo ha nascosto, no, all'interno della Divina Commedia, velandolo, no, questo fatto con tutto un gioco, ancora una volta, verbale, eccetera. Poi viene Pascoli. Pure Pascoli dice, sì, non avete capito proprio niente, ancora una volta. È vero, effettivamente è proprio così, no? Perché nella Divina Commedia, no, c'è tutto un messaggio segreto che Dante ci ha nascosto dentro. Proprio il templarismo, Pascoli non crede che Dante fosse templare. L'idea che Dante fosse templare la tira fuori nel Novecento, negli anni della guerra, quindi intorno agli anni 40, un gesuita austriaco, il quale pubblica un libro che si intitola appunto Dante Templare, in cui lui argomenta, no, la affiliazione di Dante all'ordine dei templari. E fa un ragionamento, è un libro molto interessante, tra l'altro non è un visionario, questo è una persona, uno studioso serio, e diciamo che quello che dice, anche se può non convincere fino in fondo, però sicuramente è suggestivo. E lui trae queste sue convinzioni da una serie di particolari, anzitutto sicuramente la condanna che Dante fa nei confronti di Filippo il Bello, no? Che sbatte, no? Tratta malissimo. E povero Filippo il Bello invece come re non era stato male, anzi, diciamo che era stato un grande re, no? Per cui questo disprezzo, questo fastidio di Dante nei confronti di Filippo il Bello effettivamente non si spiega tanto, se non perché è stato colui il quale poi, no, ha distrutto l'ordine dei Templari. Tratta anche male il Papa, no? Coevo, che in quel momento si rende complice, no, delle istituzioni di Papa. Allora, e qui magari la cosa è un po' meno convincente, però comunque è suggestiva. Non so se vi ricordate nell'Inferno, no? L'episodio di Gerione, quando Dante e Virgilio, no? Sono sul ciglio del dirupo, e naturalmente non sanno come scendere perché non sono degli scalatori, no? Stanno lì tutti terrorizzati, e allora che cosa fa Dante? No? Scioglie il cordone che gli lega la veste e lo tira giù, no? E da lì viene su il mostro Gerione, che è il mostro con il testa di uomo, anzi è di uomo nobile, no? di persona, come dire, brava persona, e poi invece il corpo di mostro, no? La duplice natura di Gerione, che poi li caricherà sulle spalle e li porterà giù. Allora l'interpretazione che lui dà è che questo cordone, no, fosse appunto il cordone dell'ordine templare, no, che era utilizzato dai templari, e che Dante potesse aver aderito appunto al terzo grado dei templari, perché i templari erano divisi, no, l'ordine era diviso in tre gradi di affiliazione. I templari erano un ordine molto complesso, che aveva una componente militare, che però poi nel tempo si era andata, come dire, affievolendo, no? Aveva perso importanza, anche perché i luoghi santi erano stati perduti, erano stati, come dire, rioccupati, no? dagli arabi, quindi non c'era più motivo di avere una struttura combattente per difendere Gerusalemme, perché Gerusalemme era caduta, e quindi la parte combattente dei templari si era andata, come dire, aveva perso, no? E invece era stata sostituita da una potentissima organizzazione politico-economica. I templari sono stati i primi banchieri d'Europa, tanto per capirci, no? Cioè erano, come dire, hanno inventato, potremmo dire, no? La banca moderna, il trasporto della valuta, gli assegni, gli scheck, no? Tutto quello che oggi ruota intorno alla finanza, ed erano un ordine ritenuto ricchissimo, tanto è vero che all'origine, no, dell'attacco di Filippo il Bello nei confronti dei templari c'è proprio il fatto di impadronirsi delle ricchezze dell'ordine, che sembra però lui non abbia avuto, o perché i templari, come dice la leggenda, no, all'ultimo momento sono riusciti in Occidente. Il greco lo conoscevano i bizantini,
Il greco in Italia si comincia a conoscere soltanto alla metà del 400, quando dopo la caduta di Costantinopoli, no, i sapienti bizantini scappano e vengono soprattutto in Italia e molti a Firenze, e lì naturalmente comincia, no? Con Ficino, no, eccetera, comincia la conoscenza del greco, ma prima di allora il greco non conosce nessuno. Le stesse opere greche, quelle poche conosciute, vengono lette soltanto in traduzione latina, nessuno conosce il greco. Allora, perché sì. Bello che è finito. Vi dicevo, l'ultima che vi racconto, perché è veramente bella, è di uno studioso italiano, di cui purtroppo non mi ricordo il nome e non ve lo posso citare, ma se fate una piccola ricerca lo trovate, che ha interpretato la Divina Commedia in chiave ufologica. Cioè ha sostenuto che che la Divina Commedia è il racconto di un incontro ravvicinato del terzo tipo di Dante, che ha avuto un contatto, no, con degli alieni usciti da un'astronave, e che lui l'ha raccontato, e naturalmente non potendolo raccontare come era andata, ha raccontato tutta questa storia. Vabbè, insomma, è una cosa così simpatica per chiudere la conversazione, ma era, ve l'ho citata per farvi capire come, no, l'opera di Dante, proprio per la sua straordinaria ricchezza, sia strutturale, no, sia semantica, sia di argomenti e di contenuti, ovviamente si presta ad una chiave interpretativa molteplice, no, all'interno della quale ci sono poi delle analisi, come dire, molto puntuali, molto sofisticate e molto intelligenti, e poi vabbè, ci sono anche così un po' di dilettantoni, no, che ci si buttano perché si entusiasmano e quindi si lasciano trascinare dalla ricchezza appunto di quest'opera. Indubbiamente è un'opera, come dire, inesauribile. Cioè la Divina Commedia io penso che si possa leggere 50 volte e alla 51esima si scopre ancora qualcosa che non si aveva colto nella prima lettura. E io... Ah, io sono grazie, io sono più. Ho interrotto Giulio, che no, avremmo ascoltato ancora per un po' te, però dopo magari continui di nuovo, perché è venuto a trovarci anche Valeria Nori, della società Dante Alighieri. Sì, però, vi spiego magari, ecco, che cos'è la Dante, perché non è semplicissimo. Noi siamo stati fondati Piazza Firenze, la nostra sede, lì c'è la casa di Dante, quella, l'associazione Casa di Dante. Noi siamo la società Dante Alighieri, fondati nel 1889, fra gli altri da Giosuè Carducci, da Ernesto Nathan e da una serie di altri pensatori, diciamo post-risorgimentali. Ora, io mi sono occupata specificatamente proprio di Dante nel Risorgimento, attraverso un grande assente di questo dibattito che spesso viene trasmesso, Gabriele Rossetti. Ah sì, certo. Gabriele Rossetti, che poi pubblicò proprio nel 1825-26, a cavallo col commentario sull'Inferno di Dante di Foscolo, uscì il primo commentario di Rossetti sullo stesso argomento. Ci furono svariati problemi, praticamente Gabriele Rossetti, che era il padre di Dante Gabriel Rossetti, il pittore preraffaellita che molti conoscono, c'è anche una mostra a Torino, ha chiuso poco tempo fa. Rossetti era un esule del regno di Napoli, scampato alla guerra, diciamo, fra sanfedisti, borboni, negli anni 20. Nel 24 ripara, ve la faccio breve perché è una storia molto complessa, ripara a Malta, e da Malta viene portato in Inghilterra, a Londra, laddove in quel periodo risiedeva anche, fra gli altri, Mazzini, fra gli altri c'era Ugo Foscolo, che sarebbe morto proprio lì di lì a pochi anni. La vicenda di Gabriele Rossetti è fondamentale per due motivi. Primo, perché fu lui uno degli artefici della lettura esoterica di Dante, poco noto, perché anche molto diffamato, considerato un po' un cialtrone, un fanfarone, un mezzo matto, perché si identificò profondamente con la vicenda dantesca. E poi faceva anche comodo metterlo un po' da parte per una serie di questioni interne politiche che non vi sto a raccontare. Però apre la via alla lettura del livello anagogico, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista esoterico. Perché? I punti di luce che mi piace mettere in, appunto, offrirvi sono questi. Torniamo al nono canto dell'Inferno. Dice Dante dal 61 al 63 verso: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. Cioè Dante stesso dice: attenzione, vi sto dicendo qualcosa che apparentemente non vi dico. Ora, la lettura della Rue, che risale al 1852, se non vado errando. Sì, vita del secolo. Vero?
Secondo Rossetti era addirittura un plagio di un suo lavoro che si chiamava La Beatrice di Dante, che gli sottopose a Daru, visto che non aveva nessun esito in Inghilterra, dove fu avversato dagli studiosi del King's College. Lui stava per morire, Rossetti era anziano, anche un po', insomma, come dire, cavalcava un po' le sue fantasie, quindi i suoi lavori sono molto complessi. Pubblicò però in quegli anni un'opera che si chiama Il mistero dell'amor platonico del Medioevo. Nel mistero dell'amor platonico Rossetti sostiene che c'è una tradizione iniziatica ininterrotta a partire dall'antichità classica ed ellenica che sarebbe passata attraverso i secoli e giunta fino ai suoi tempi e quindi conseguentemente fino a noi anche grazie a Guénon. Che viene dopo. Beh, anche l'amore e l'Occidente, no? Poi, anche quello, ma anche il Valli, ma anche Luigi Valli, ma anche, certo, anche Giovanni Pascoli, che fu allievo del Valli, ma adesso certo, ci arriviamo. Ci sarebbe questa tradizione iniziatica di conoscenza dei grammatici, soprattutto, trasferita attraverso le liriche d'amore. Perché le liriche d'amore? Perché arriviamo, facciamo grandi salti temporali perché è un argomento molto complesso, ma i concetti iniziatici della scuola pitagorica sarebbero stati trasferiti nei secoli attraverso un velame di versi strani, approdando fino ai trovatori. Le liriche dei trovatori, la donna angelicata, le donne che sono state citate della Divina Commedia, Santa Lucia, fra l'altro vi faccio notare che Santa Lucia è la santa degli occhi, della vista, e nella Divina Commedia viene raffigurata con gli occhi offuscati. La questione della visione è importante anche in merito al libero arbitrio. Tutti questi lavori, appunto, dei trovatori sarebbero serviti a trasferire un messaggio politico. Messaggio politico che Luigi Valli, facciamo un altro salto alla fine dell'Ottocento, sintetizzò in un saggio che si chiama La simbologia della croce dell'aquila nella Divina Commedia. In questo lavoro quasi compilativo, Luigi Valli, che fu maestro di Giovanni Pascoli tra l'altro, raccoglie una parte delle tesi dell'amor platonico di Rossetti e le traduce in una serie di corrispondenze. Trova 33 corrispondenze fra simboli contenuti nella Divina Commedia e un messaggio politico che poi conferma la visione di alcuni per cui Dante sarebbe guelfo, ghibellino o meno, conferma la doppia lettura di chi sostiene che Dante fosse fedele d'amore, ossia quasi templare, e confermerebbe quelli che sostengono che abbia voluto trasferire un messaggio di un certo tipo o di un altro, e ce lo porta fino all'Ottocento. Cosa succede nell'Ottocento? Perché Dante diventa importante per i nostri padri risorgimentali? Perché a Dante si riconosce la invenzione della lingua italiana. Gliela si riconosce per una questione simbolica, perché l'ha usata come lingua anche mercantile, ce lo conferma per esempio il fatto che Boccaccio fu il suo primo esegeta, il suo primo diffusore, già a partire dagli anni subito dopo la sua morte. Quindi Dante inventa l'italiano. Perché serviva l'italiano ai nostri risorgimentali? Perché l'unità linguistica di questa lingua scritta, che noi curiosamente abbiamo una lingua, un codice scritto stabile, stabilizzato da secoli e secoli, quindi i risorgimentali fecero un ragionamento molto semplice, cioè qual è l'unico fenomeno analoga? Gran parte dei paesi che sono stati attraversati dai moti risorgimentali nell'Ottocento, il titolo di Aru è Dante Hérétique Révolutionnaire, e su internet trovate tutto, dovrebbe esserci anche questi saggi storici antichi soprattutto. Merita anche il Valli, perché è interessante il passaggio. Cioè, interessante il passaggio. Valli. No, è bello perché il convegno era su un mistero, quindi. Ecco, anche questo è un mistero, mi dai? Allora, prove tecniche di trasmissione. Siamo? Allora, cerchiamo di riprendere i fili per quello che riguarda i misteri e la stregoneria in Dante. Come vi ho detto, la prima cosa che noi abbiamo annotato è il fatto che l'introduzione alla triplice dea venga mascherata sotto le tre grandi divinità che durante il Medioevo e tutto il Rinascimento viene considerata come l'adorazione verso le tre Marie.
e che ancora oggi in moltissime chiese, soprattutto di stampo medievale, noi troviamo o attraverso le due donne che sono Santa Lucia e la Madonna, e di solito viene associato l'aspetto diciamo più mistico a San Michele. Infatti moltissime chiese hanno proprio lo sviluppo per quello che riguarda l'adorazione verso questa divinità, perché era quella che divideva l'entrata e l'uscita al paradiso. Ma quello che a noi interessa soprattutto è che tipo di simbologia pitagorica viene nascosta all'interno della Divina Commedia di Dante. Se volete vi faccio un piccolo esempio, perché come giustamente hanno messo in relazione i miei esimi colleghi, è nascosto in maniera talmente palese, perché il nascondimento deve essere chiaro a chi in qualche modo usa, come vi ho detto prima, l'intelligenza e il cuore. Allora, considerate il fatto che questo simbolo in genere rappresenta il simbolo del femminile in quasi tutte le tradizioni esoteriche, guarda caso riprende a livello analogico quello che è la struttura del purgatorio. L'altro simbolo invece riprende la simbologia maschile e in qualche modo riprende, come vedete, la simbologia del purgatorio. Se voi provate con con una specie di sovrapposizione a porre i due simboli insieme, noterete che avremo questo tipo di struttura, e già questo mostra quanto Dante conoscesse non solo la geometria, come vi avevo detto prima, ma avesse, geometria vuol dire studio delle parole in maniera strutturale. Per cui, scusate, mi rendo conto della chiarezza, giusto farla. E non solo viene strutturata attraverso lo studio delle parole strutturate in endecasillabi, ma addirittura nelle terzine, sì, quelli dell'inferno, che riprendono, guarda caso, anche la struttura del paradiso. Ora, se voi considerate questo tipo di conoscenza, come è stato detto dai miei colleghi, sicuramente molto approfonditamente, tanta conoscenza non poteva essere del mondo occidentale, che lasciava alle sue spalle il buon Carlo Magno e era arrivata a Federico II sicuramente grazie agli arabi, perché noi ci dimentichiamo sempre, nella nostra grande ignoranza storica, che per 500 anni gli arabi ce l'abbiamo avuti in casa e sono stati in Sicilia. Per cui quando arriva Federico II e arriva a Palermo, non solo approfitta della situazione che si era venuta a creare in Francia per ospitare tutti i trovatori, come li chiamiamo noi volgarmente, ma altro non sono che i catari, perché chiunque fa uno studio minimo di lingua sa che gli albigesi, i catari e i trovatori sono la stessa configurazione culturale, e conseguenzialmente nel momento in cui arriva quella che volgarmente viene chiamata la lingua degli uccelli, cioè la poesia, il modo di trasmettere attraverso il ritmo e l'intestazione poetica un sapere profondo, come è sempre stato nell'antichità. Se voi considerate, tanto per dirvene una, che l'opera di Parmenide è stata scritta in poesia, ed anche quella è un'opera iniziatica di un viaggio che porta verso la conoscenza della triplice dea, perché alla porta della verità ci si presenta la dea, e la dea non è altro che l'incarnazione stessa della verità. Ora, come va a configurare questa specie di struttura? Va a configurare nella figura più perfetta dell'esoterismo pitagorico, che è la circonferenza, tant'è vero che tutti i cieli a cui Beatrice muove la conoscenza, infatti spesso viene rappresentata Beatrice non all'interno dei cieli stessi, ma a indicante i cieli. Infatti, uno per tutti, Botticelli, quando dipinge simbologia il cielo del divino di Dante, lo rappresenta proprio indicando una certa cosa. La cosa che a noi interessa è proprio il decimo punto che vi ho detto che è presente ma che non si vede. E qual è il decimo punto? È quello della configurazione di Satana, Lucifero, Santa Lucia. Notate bene questa doppia impostazione. Santa Lucia apre il percorso, Lucifero chiude il percorso dell'inferno, e quindi come da sempre Cate è la donna che porta in alto e trascina in basso. Quindi Lucifero, dice Dante nel Purgatorio, che apre la sera,
la prima stella che si vede è quella di Venere, e la prima stella che appare la mattina è quella di Lucifero, quindi la doppia connotazione, ecco di nuovo ripresentata la divinità antica e mascherata sotto questa conoscenza. Ma ancora meglio, in questa struttura noi notiamo un'altra cosa fondamentale, cioè Dante sta dando la dimostrazione che l'asse del mondo avviene semplicemente quando la sovrapposizione del purgatorio e dell'inferno creano, poi vedendola dall'alto, una composizione di un labirinto al quale l'uomo è sottoposto per poter ascendere, la famosa situazione dell'indiarsi, cioè divenire parte dell'uno, che guarda caso si richiama la filosofia neoplatonica, che era mascherata sotto le vesti del buon Sant'Agostino. Non per niente quando Dante pone Gerusalemme ad apertura della commedia, la pone rifacendosi all'opera più grande che il Medioevo ci ha lasciato, che è la città di Dio di Sant'Agostino. E allora attraverso questi punti Dante riconnette tutte quelle conoscenze che consentono di riallacciarsi a un sapere antichissimo che ha molto molto a che vedere con l'India, con la Persia, con l'Egitto e con tutte quelle conoscenze che, ringraziando il cielo, con uomini come a lui e per mezzo suo, ci sono giunte ancora. È chiaro che tanta gente specula, è chiaro che l'ignoranza è lo strumento attraverso il quale il potere avvilisce le masse, perché lo studio è questione di dedizione, di volontà e soprattutto di umiltà. Chi in qualche modo viene spinto dalla mia curiosità a andare a verificare le cose che vi ho detto, sicuramente aprirà altri percorsi che lo consentiranno di avvicinarsi a tutto quel essere che fa parte del nuovo modo di vedere. Pensate che il primo che ha introdotto questo, proprio anticipato da Beatrice, perché Beatrice del Paradiso del resto dirà a Dante: tu non verrai capito adesso, ma verrai capito quando si arriverà 600 anni dopo della tua venuta, quello che sembra oscuro diventerà chiaro. E per nostra fortuna sta avvenendo proprio questo, cioè finalmente, come giustamente ha detto la collega, si comincia a studiare Dante seriamente. Un esempio per tutti, ve l'ho portato perché io non faccio pubblicità ai miei libri perché non è proprio vergognosa una cosa del genere, però faccio pubblicità a un libro di una mia amica, la quale ha scritto questo, che è la dimostrazione di come tutta la struttura pitagorica possa risolversi attraverso la lettura della Divina Commedia. Se avete voglia, tempo e quant'altro, mi va di divertirvi, perché considerate il fatto che i catari, ed è questa la grande rivoluzione dantesca, stavano predicando una cosa che da sempre era inclusa nel cristianesimo, stavano predicando la reincarnazione. E non è errato quando prima si parlava di socialismo, perché nelle culture catare si praticava il socialismo, la condivisione dei beni, perché si voleva tornare al cristianesimo primitivo, che era quello nella quale la condivisione era parte dell'uno col tutto. E infatti il 33° di Dante si chiude con tre grandi cerchi che rientrano nell'unità nella quale l'individuo si riconosce col tutto. Spero di non avervi annoiato. No, no, anzi, anzi, bravo. Ecco, ringrazio Caterina De Caro di questa sua iniziativa. Caterina Luisa De Caro. Se vuoi aggiungere un'altra cosa? No, non lo so, io semmai se c'è qualche curiosità vostra, perché più che, come dire, affastellare, no, altre informazioni. Questo è un tema inesauribile, lo accennavo prima, no? Se ne potrebbe parlare per, non per ore, ma per settimane. Se magari qualcosa di quello che abbiamo detto, che avete sentito della relazione, vi ha incuriosito, non vi è chiaro, che forse è meglio, no? Io volevo fare solo una piccola osservazione riguardo al fatto che non viene quasi mai sottolineato, cioè questa è una cosa che, cioè ne parlavo con altre persone, non viene quasi mai sottolineato il fatto che come guida di
Dante, sì, a un certo punto Beatrice viene sostituita da San Bernardo. Sì, Virgilio viene sostituito. Sì. No, 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 Virgilio, giusto, Beatrice. Beatrice è proprio. I passaggi sono tre, no? Prima sì, Virgilio. I passaggi sono. Abbiamo Virgilio per quello che riguarda fino praticamente al Paese delle Bestie. Esatto. E poi abbiamo Beatrice per tutto il percorso, ma il percorso finale, cioè sì, la visione della rosa mistica, sostanzialmente sì, avviene con San Bernardo. E penso che sia abbastanza fondamentale il fatto, sì, che lui abbia tolto di mezzo Beatrice e ci sia il fondatore, cioè dei Templari. Non certo, il fondatore, colui sì, che ha fatto l'ispiratore, diciamo, ecco, l'ispirazione. Sì, sì, ma infatti in tutta la Commedia è la difesa ai Templari e manifesta. Il fatto manifesta che lui abbia messo addirittura sì, questo personaggio. Che e, tra le altre cose, i Templari avevano come loro protettrice proprio la Madonna, che sì, in quest'ambito aveva la visione della madre dell'Iside. Infatti sì, sotto il suo velo tutte le anime della rosa mistica, la rosa tra le altre cose è proprio il fiore di Iside, ricollega il qui e l'ora con il tempo che trascende, e questa cosa Dante la fa benissimo. Mi dispiace che sembra che sto in qualche modo traducendo un linguaggio che è anagogico e che può essere interpretativo, però vi ho detto la grandezza di questo momento è che finalmente i versi strani tolgono il velo. Vedete come ritorna il velo e viene tolto il velo, e quindi è come se noi siamo di nuovo di fronte a una crisi epocale, abissale, che è molto simile a quella che si era presentata al Concilio di Lione. Cioè, da una parte ci sono i movimenti socialisti che tentano di creare un processo politico di uniformità e verso una società, diciamo, dei giusti, dall'altra c'è un potere economico forte che tenta di sottomettere quello che è un sviluppo spirituale attraverso delle leggi che sono semplicemente economiche. Filippo il Bello è stato il primo a chiamare gli stati generali a raccolta per fare uno scempio come quello di porre all'indice i Templari. Templari che, tanto per dire, De Molè stesso due giorni prima aveva battezzato il figlio. Quindi è la scoperta di alcuni meccanismi similari a quello che è la nostra epoca ci dovrebbe far capire che noi siamo l'avanguardia. L'avanguardia di che cosa lo vedremo man mano che vivremo, però già il fatto che ritorniamo a essere curiosi. Io volevo fare un appunto, però perdonatemelo perché ho una deformazione. Io mi occupo di controstoria dell'Unità d'Italia, e quando la collega si è permessa di dire che l'italiano di Dante è l'italiano che è nuovo e quant'altro, vi avevo già detto prima che la lingua dantesca è una lingua proprio ermetica, legata ad un ambiente esoterico molto forte. Non per niente in America tutt'oggi i massoni studiano l'italiano, perché l'italiano è la lingua della massoneria. Quello che pratichiamo noi altro non è che una lingua non creata dal popolo, ma creata appositamente da un'elite per trasmettere dei saperi di cui il popolo deve essere ignorante. Quindi nel momento in cui Foscolo e tutti coloro che ci hanno imposto, togliendo di mezzo quella che era la realtà di una lingua, come poteva essere il napoletano, il romano, il siciliano, che erano lingue a tutti gli effetti, imponendo, chiudendo le scuole per 20 anni, come è stato fatto storicamente in Italia, è un obbrobrio a cui i nostri nonni hanno assistito, e in nessun altro paese detto civile si è potuto vedere la cancellazione culturale attraverso la cancellazione delle scuole. È quello che sta avvenendo adesso, stanno distruggendo la scuola perché è l'unico modo per togliere di mezzo la cultura. Perdonate se io su questa cosa mi infiamo, no, però se non prendete coscienza di questo comunque volevo facevo semplicemente questo accenno perché quello mi sembra, diciamo, un segnale abbastanza vivo del fatto che comunque Dante fosse sicuramente affiliato in qualche modo, comunque stesse all'interno comunque di, un, sì, ma lui di un'organizzazione dice, proprio appartiene templare. Appartiene al sesto grado, mentre Virgilio appartiene al quinto grado dell'associazione. Ecco. Lo dice nella Divina Commedia stessa. Lui, cioè proprio lui stesso
stesso presentandosi dice: io ero al sesto posto di coloro che erano al quinto, perché dice che i due poeti, mi sembra che l'altro fosse Cassio, ma potrei sbagliarmi, sbaglio, così ma nella poeta, nella città dei sapienti, quando sì, incontra i poeti? Sì. E io fui sesto fra Fernando sì, Senno? No, quindi, allora sono Seneca, no, sono, aspetta, Stazio. Stazio, allora quando Stazio, perché in realtà a un certo punto Dante rimane solo con Stazio, perché Virgilio gli volta le spalle e se ne va, e lui in quell'ambiente, come giustamente ha ricordato il collega, lui dice di essere il sesto, quindi al sesto grado, il sesto, considerate che la massoneria rituale aveva sette gradi, quindi lui era considerato principe, già viveva nella uniformità attraverso la quale era il sacerdote che doveva trasmettere, lui stesso si sentiva e viene incaricato da Cacciaguida a portare questo messaggio rivoluzionario, perché io non so rendervelo in maniera linguistica, però posso rendervelo in maniera storica. Provate a immaginare un movimento che cancelli un potere che era in piedi da mille anni attraverso una serie di bugie infinite, come la donazione di Costantino. Cioè, il potere politico aveva sostituito l'impero romano attraverso una serie di falsi. Dante ripropone la chiesa degli umili, ripropone la chiesa degli spirituali, ripropone una chiesa per cui attraverso la solidarietà dell'uomo, l'uomo riscopra se stesso. E quindi non è la favola della donna angelicata, la favola del, no, è semplicemente ritornare ad essere quello che uno è. Mi sto spiegando? Mi scusi se ho buttato via tempo. Facevo semplicemente a questo accenno perché a scuola normalmente non, ma si, non, si, spiega, può non dire, si spiega, ma mai poveracci, perché c'è questo passaggio posso dirlo quasi perché, incredibile, diciamo, aspetta, perché vinto, questa Beatrice che comunque è, diciamo, ascolti, le dico una cosa sì, semplice, ma proprio perché purtroppo l'ho vissuta di prima mano, quando mi sono abilitata in italiano alle superiori, come obbligo ho avuto di portare tutto Dante. E per me, che ero laureata in filosofia, era un dramma, perché non avevo mai fatto letteratura italiana. E allora ho avuto la fortuna immensa, ma proprio immensa, di incontrare uno dei più grossi conoscitori di Dante, che si chiamava Giulio Malvani. Era un maestro a livelli altissimi di esoterismo e mi ha fatto, io l'ho sempre odiato Dante, perché a scuola te lo fanno odiare e tutti noi siamo prodotti di una cultura non colta, e mi ha fatto capire una cosa, cioè che nel momento in cui avessi trovato la chiave, io avrei avuto un contatto diretto con quelle che erano le mie radici e su quello potevo creare grandi rami e forti frutti. Ed è quello che state facendo voi, voi siete il frutto della curiosità e di tutto quello che trasmetterete agli altri imponendo la stessa curiosità. Mi sto spiegando? Okay. Sì. Qualche altra curiosità? Comunque le stavo dicendo sì, che la maggior parte dei poveracci che studiano Dante non le possono sapere queste cose. Perché la scuola non insegna questo modo di vivere. No, vengono assolutamente sottolineate, ma il problema è parte dalla compilazione dei testi che vanno a scuola. E il Galileo Galilei, per poter mangiare, faceva oroscopi. Sì. E quindi noi lo abbiamo conosciuto come grande astronomo e grande fisico, però in realtà Galileo, Newton, Cartesio, Dante vivevano facendo gli oroscopi. Ora il problema, come giustamente ha posto il professore, è tra coloro che vogliono abbeverare le masse che prese da questa parola che va tanto di moda, l'esoterismo, il mistero, eccetera, i canalizzati io li chiamo, no? Perché adesso sentono le voci tutti, vedono tutto e quant'altro, e coloro che invece si pongono a tavolino e in maniera critica studiano quelli che sono gli elementi, è lì l'abisso, è quello che ha posto Dante. Una cosa è mettersi seduti e ricominciare a vedere le radici, un'altra cosa è dire che il sapere infuso viene per Spirito Santo. Io non ci ho avuto questa fortuna. Io ce l'hai avuta? Penso nessuno. ma tanta gente sa le cose per caso di sinistra. Però non hai qualche altra cosa aggiungere, Giulio? Sì, no, niente. Ripeto, io ho preso un sacco di cose anche, devo dire, in questa,
questa occasione, perché per esempio che Dante facesse degli oroscopi io non lo sapevo e non mi risultava, però pare che sia così. Beh, segniamo tra le cose, come dire, da apprese. Il problema dell'esoterismo lo avete scoperto stasera, insomma, è chiaro che, come dire, si possono interpretare tutti i fenomeni, in fondo, no? Anche un tuono, qualunque cosa, può essere interpretato come il segno di. E lì sta la nostra intelligenza, capire se un tuono è un segno di o è un tuono e basta. Quindi immagino che siate abbastanza, insomma, adulti e intelligenti per farla, questa distinzione, ecco, nell'ambito della materia occulta. Comunque, io direi, vi ringrazio della vostra attenzione, veramente sono rimasto colpito, perché in genere questi argomenti poi no, non hanno tutto questo seguito. Grazie, noi vi ringraziamo. Grazie a voi. A voi. Grazie. È molto interessante. Grazie. Io spero di morire prima della fine del mondo, perché non è incuriosito da vedere come finisce. Ma guardi, se è vero che siamo eterni, il mondo non finisce. Come direbbe il Bonnici, è un eterno ritorno. Comunque, per chi vuole poi rivedere il convegno, io lo metto sul canale, basta che cercate Cultura in Cammino, poi sulla... Su questo libretto, insomma, ci sta il nome del blog e nei prossimi giorni troverete i video caricati e potete risentire la conferenza. Grazie. A voi. Sei forte, Giovanni. Dove si spegne? Qui? Di lato? In mezzo.